programma di transizione per uscire dall'emergenza e tornare alla normalità è già pronto, ma tutto ovviamente dipenderà dall'evoluzione della situazione dell'epidemia. Parola di Francesco Paolo Figliuolo, che durante un'intervista a Mezz'ora su Rai 3 esulta per il ritmo della campagna di vaccinazione in Italia. Sono infatti già 23 milioni le dosi booster del vaccino anti-Covid effettuate fino ad oggi. Come reso noto dallo stesso generale, e a crescere sono anche le prime dosi, 70.000 al giorno e 15.000 per gli over 50, numeri che ci pongono ai primissimi posti in Europa, ha spiegato Figliuolo aggiungendo: abbiamo fatto le scorte, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di 27 milioni di dosi. La macchina sta funzionando, le strutture vaccinali reggono e sono pronte ad effettuare 600.000 somministrazioni al giorno per arrivare in tempi accettabili a coprire tutte le fasce d'età. Figliuolo ha anche annunciato l'arrivo di oltre 40.000 confezioni di medicinali. Le pillole anti-Covid andranno ai pazienti che hanno maggiore probabilità di un esito grave della malattia.